In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso, la lode appartiene ad Allah, Signore dei mondi, testimonio che non c'è divinità se non Dio, Allah, e testimonio che Muhammad è il suo messaggero, pace e benedizione di Allah su di lui. Oggi parliamo delle lezioni apprese dal cambiamento dell'orientamento della Qibla, cioè la direzione della preghiera, verso la Mecca e anche riflettiamo insieme su questo evento storico. Allah disse nel suo libro sacro, il Corano, la carità non consiste nel volgere i volti verso l'Oriente e l'Occidente, ma nel credere in Allah e nell'ultimo giorno, negli angeli, nel libro e nei profeti e nel dare dei propri beni per amore suo, ai parenti, agli orfani, ai poveri, ai viandanti, diserdati, ai mendicanti e per liberare gli schiavi, assolvere l'orazione e pagare la decima. Coloro che mantengono fede agli impegni presi, coloro che sono pazienti nell'avversità, e nelle ristrezze, e nella guerra, ecco coloro che sono veritieri, ecco i timorati. I doni del Signore, gloria a Lui l'Altissimo, ed i regali divini alla comunità del profeta Muhammad nel mese di Shaban, il mese che precede il mese di Ramadan, sono infiniti. E ci sono dei grandi eventi che celebriamo nel mese di Shaban, come l'evento di cambiare l'orientamento della Qibla da Gerusalemme alla Mecca, dove si trova la sacra casa di Allah. Quell'evento venne considerato come uno degli eventi più importanti della nostra storia islamica. Allah realizzò il desiderio e l'aspirazione del suo caro profeta, pace e benedizione di Allah su di lui. E lo fece cambiare l'orientamento della preghiera verso l'onorata Mecca, lo stesso orientamento della Qibla del profeta Abramo, padre dei profeti, pace su di lui. E il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, prima dell'Egira, emigrazione a Medina, adempieva le preghiere per ordine del suo Signore, volgendo il volto verso Gerusalemme. E dopo la sua emigrazione a Medina, faceva la stessa cosa per 16 mesi, o forse 17 mesi. In quel tempo il profeta, pace e benedizione su di lui, aspettava con impazienza una rivelazione con un comando divino per cambiare l'orientamento delle preghiere verso l'onorata Mecca. Egli, pace e benedizione di Allah su di lui, invocava il Signore con tutto il cuore per realizzare il suo desiderio e dentro di lui aveva la fiducia nella grazia divina e finalmente ricevette una rivelazione in base alla quale il Signore gli ordinò di cambiare l'orientamento della preghiera verso la sacra moschea Kaaba. Di questo disse Allah, gloria a Lui l'Altissimo, nel Corano, ti abbiamo visto volgere il viso al cielo, ebbene ti daremo un orientamento che ti piacerà. Volgiti dunque verso la sacra moschea. Ovunque siate, rivolgete il volto nella sua direzione. Certo, coloro a cui è stato dato il libro sanno che questa è la verità che viene dal loro Signore. Allah non è incurante di quello che fate. Non c'è dubbio che quando riflettiamo profondamente sull'evento del cambiamento della Qibla, scopriamo che ci sono tante lezioni apprese da questa onorazione divina al profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui. Tra le quali possiamo ricordare le seguenti: la grandezza del profeta, la sua superiorità,
la grande stima divina nei suoi confronti. E questo si rivela nel versetto coranico rivolto da Allah al suo profeta: ti daremo un orientamento che ti piacerà. E per provare anche la generosità verso il profeta e per affermare la grandezza del suo messaggero, Allah gli rivolse la parola dicendo: il tuo Signore ti darà in abbondanza e ne sarai soddisfatto. Altra prova della generosità di Allah, gloria a Lui l'Altissimo, verso il proprio profeta, rivelata in questo versetto coranico: non ti abbiamo forse aperto il petto alla fede? E li sbarazzò del fardello, dicendo: e non ti abbiamo sbarazzato del fardello? Egli perdonò le colpe passate, dicendo: in verità ti abbiamo concesso una vittoria evidente, affinché Allah ti perdoni le tue colpe passate e future. Perfezioni su di te il suo favore e ti guidi sulla retta via. Allah lodò le parole del profeta dicendo: e neppure parla di impulso. Allah anche lodò il cuore del profeta dicendo: il cuore non mentì su quello che vide. Allora lodò il pensiero del profeta dicendo: il vostro compagno non è traviato, non è in errore. Allah lodò lo sguardo del profeta dicendo: non distolse lo sguardo e non andò oltre. Allah lodò il maestro del profeta dicendo: gliela ha insegnata un fortissimo. Allah lodò il carattere del profeta dicendo: è in verità di un'immensa grandezza è il tuo carattere. Allah lodò il profeta tutto intero dicendo: avete nel messaggero di Allah un bel esempio per voi. Ma quali sono le altre lezioni che possiamo imparare dal cambiamento di Qibla? La comunità deve adottare il metodo moderato ed equilibrato, perché quel grande evento portò al metodo moderato della nazione dei seguaci di Muhammad. Di questo disse Allah, gloria a Lui l'Altissimo: e così facemmo di voi una comunità equilibrata, affinché siate testimoni di fronte ai popoli e il messaggero sia testimone di fronte a voi. Quel concetto di metodo moderato ed equilibrato si allarga per abbracciare tutti gli aspetti della vita senza eccesso o abbandono. È il metodo giusto e buono, moderazione e equilibrio. A noi sarebbe meglio ritornare a questa moderazione con la quale Allah, gloria a Lui l'Altissimo, ci ha onorato. Dobbiamo essere moderati in tutti i nostri affari. L'Onnipotente dice: non portare la mano al collo e non distendere neppure con troppa larghezza, che ti ritroveresti biasimato e immiserito. In un altro versetto disse Allah: coloro che quando spendono non sono né avari né prodighi, ma si tengono nel giusto mezzo. Imam al-Awza'i, che Allah abbia misericordia di again. Imam al-Awza'i, che Allah abbia misericordia di lui, disse: quando Allah l'Altissimo dà un ordine ai musulmani di compiere un rito religioso, il diavolo cerca di richiamarli per non obbedire tale ordine con due mezzi, non gli importa quali di essi sia adottato, l'eccesso o la negligenza. Okay.
L'imam al-Awza'i disse: quando Allah, l'Altissimo, dà un ordine ai musulmani di compiere un rito religioso, il diavolo cerca di richiamarli per non obbedire tale ordine con due mezzi. Non gli importa quale di essi sia adottato, l'eccesso o la negligenza. Quindi dobbiamo aderire all'approccio di tolleranza e permissibilità, non l'approccio di disobbedienza e abbandono, l'approccio dell'impegno religioso e morale, senza eccesso o estremismo. Inoltre, la testimonianza della comunità di Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui di fronte a tutte le altre nazioni, richiede un impegno ed obbligo per essere degna di questa testimonianza. Abu Sa'id al-Khudari disse: il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, disse: Allah ordina a Nuh, nel giorno del giudizio universale, di venire e gli rivolge la domanda: hai informato la tua gente del messaggio divino? E Nuh risponde: sì, Signore. Allah rivolge una domanda alla comunità di Nuh: siete già informati della parola divina? Loro rispondono: non abbiamo ricevuto un messaggero. Allah si rivolge di nuovo a Nuh: quali sono i tuoi testimoni? Ed egli risponde: i miei testimoni sono Muhammad e i suoi seguaci musulmani. In quel momento sarete richiamati come testimoni. Quindi recitò il profeta Muhammad: e così facemmo di voi una comunità equilibrata, affinché siate testimoni di fronte ai popoli e il messaggero sia testimone di fronte a voi. Un'altra lezione appresa dal cambiamento della direzione della Qibla: l'obbedienza immediata dei fedeli ai comandi di Allah e ai comandi del suo messaggero. Quell'evento fu una pietra miliare nella fiducia dei compagni nel profeta e nelle rivelazioni divine ricevute da Allah, e che Dio li guidasse sulla via retta. Di questo Allah disse: non ti abbiamo prescritto l'orientamento se non al fine di distinguere coloro che seguono il messaggero da coloro che si sarebbero girati sui tacchi. Fu una dura prova, eccetto che per coloro che sono guidati da Allah. I credenti diedero il miglior esempio nell'immediata obbedienza ai comandi di Allah ed ai comandi del suo messaggero. Nel momento in cui fu dato il comando divino di cambiare la direzione della preghiera dalla moschea Aqsa all'orientamento verso la sacra moschea Al-Kaaba, tutti i credenti eseguirono il comando e cambiarono la direzione durante la preghiera verso la moschea di Kaaba. Non aspettarono la conclusione della preghiera, non erano esitanti ed eseguirono il comando del cambiamento della Qibla mentre furono inginocchiati da Gerusalemme verso la sacra casa Kaaba. Si narra che Ibn Omar, che Allah sia soddisfatto di lui e suo padre, disse: quando la gente faceva alla moschea di Qiba la preghiera dell'alba, è venuta una persona informandogli che il messaggero di Allah, pace e benedizione di Allah su di lui, aveva ricevuto dei versetti del Corano la notte precedente che prevedevano il cambiamento della Qibla verso la Kaaba, la sacra casa a Mecca, e che dovevano obbedire il comando divino. La gente pregava in direzione di Gerusalemme e cambiarono il loro orientamento verso la sacra casa a Mecca. Un'altra lezione. L'importanza della preghiera e la dichiarazione della grazia divina verso i credenti. Il Corano creò un legame tra la preghiera e gli altri due grandi eventi che furono tra gli eventi più importanti nella storia dell'Islam: il miracolo di Isra e Mi'raj, il viaggio notturno del profeta e l'ascesa nel cielo.
dove la preghiera fu imposta da Allah al di sopra del settimo cielo nella notte di Isra e Mi'raj, per affermare la sua importanza. Inoltre, il Corano creò un legame tra la preghiera e il cambiamento dell'orientamento della Qibla, quando Allah descrisse la preghiera con la parola fede. Disse l'Altissimo: Allah non lascerà che la vostra fede si perda, cioè le precedenti preghiere. Si narra che Ibn al-As, che Dio sia soddisfatto di lui e suo padre, disse: quando il messaggero Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, ricevette l'ordine divino di volgere il viso verso Kaaba, la gente lo chiese: che ne dice dei nostri fratelli morti prima del cambiamento della Qibla e brigavano verso la direzione di Gerusalemme? Quindi Allah l'Onnipotente rispose a loro con un versetto: Allah non lascerà che la vostra fede si perda. Questa è un'obbedienza al comando divino, e quella era un'altra obbedienza al comando divino. Allah volle rassicurarli di aver accettato le precedenti preghiere verso Gerusalemme. Venne poi la fine del versetto per dar pace e rassicurazione ai cuori dei fedeli e per invogliare a tutta la gente. L'Onnipotente disse: Allah è dolce e misericordioso con gli uomini. Se Dio misericordioso verso la gente comune è più compassionevole e misericordioso verso i suoi fedeli credenti. Tra le lezioni apprese dalla conversione della Qibla c'è anche quello stretto legame tra la sacra moschea alla Mecca e la moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme, e l'affermazione della forte relazione tra loro. La grande moschea Kaaba fu la prima moschea ad essere venerata nella terra, mentre la moschea di Al-Aqsa fu la seconda. Si narra che Abu Dharr, che Allah sia soddisfatto di lui, disse: ho rivolto una domanda al messaggero. Quale moschea fu collocata prima nella terra? Disse: la sacra moschea Kaaba. Chiesi: e poi? Rispose: moschea di Al-Aqsa. Chiesi: quanti anni di tempo ci sono tra di loro? Rispose: 40 anni, aggiungendo: se viene il tempo della preghiera, puoi pregare in qualsiasi posto, perché si considera come una moschea. L'evento del cambiamento della Qibla creò uno stretto legame tra le due moschee. Inoltre, il miracolo di Isra e Mi'raj fece la stessa cosa. Ed è questo, disse l'Onnipotente: gloria a colui che di notte trasportò il suo servo dalla santa moschea alla moschea remota, di cui benedicemmo i dintorni per mostrargli qualcuno dei nostri segni. Egli è colui che tutto ascolta e tutto osserva. Perciò le due moschee devono essere protette e non dobbiamo far perdere ciascuna di esse. Sono tutte e due come un fondo fiduciario presso i musulmani, da conservare fino al giorno del giudizio universale. Fratelli dell'Islam, la vita del profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, era positiva in tutte le sue fasi. All'età di 15 anni, il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, era testimone sul patto dell'alleanza che si chiamava Fudulla tra le tribù di Quraysh. Fecero una riunione a casa di Abdullah bin Jid'an e stipularono un patto fra loro. Tale patto prevedeva la protezione della gente della Mecca o dei passeggeri che subivano delle ingiustizie e restituirgli i propri diritti. Di questo disse il profeta Muhammad: ho visto alla casa di Abdullah bin Jad'an un'alleanza che la considero meglio dei camelli rossi, i camelli tanto apprezzati a Mecca. E se nell'Islam vogliono fare la stessa alleanza, la accetterò volentieri.
All'età di 35 anni il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, partecipò alla ristrutturazione dell'edificio della Kaaba, portando pietre sulle sue spalle, e riuscì a risolvere una grande disputa quasi avvenuta tra i principali clan delle tribù dei Quraysh, in cui combattevano per aver l'onore di collocare la pietra nera sul posto. In base alla proposta di Muhammad, il profeta Muhammad, ciascuna tribù scelse un suo rappresentante per partecipare alla collocazione e così tutti ebbero l'onore. Inoltre il profeta, pace e benedizione di Allah su di lui, dopo la missione era un modello nel comportamento positivo, come era un modello in tutti gli aspetti della vita, ed era la persona migliore. Si narra che Ali, che Allah si compiaccia di lui, disse: durante i momenti di panico e della guerra e degli avversari si scontravano, non trovavamo che il profeta per proteggerci dai nemici, ed egli divenne il più vicino al nemico che noi. Altro esempio da ricordare quando il profeta partecipò nello scavo della fossa Khandaq. Il profeta esortò la sua comunità ad essere positiva e la mise in guardia contro la negatività. Again. Il profeta esortò la sua comunità ad essere positiva e la mise in guardia contro la negatività. E disse: nessuno di voi deve essere leccapiedi. Quando la gente fa del bene, lui fa del bene. Quando la gente fa del male, lui fa la stessa cosa. Ma dovete abituarvi. Se la gente fa del bene, fatelo. Se fanno il contrario, non fatelo. Essere positivo significa che una persona si sente responsabile di fronte alla sua religione, al suo paese. L'amore di una persona per la sua patria non è solamente sentimenti, emozioni, ma deve essere tradotto in comportamenti e azioni. Una persona positiva è colei che interagisce con i problemi della sua società ed è influenzata da ciò che lo circonda e influenza tutto ciò che è utile. Non c'è dubbio che uno degli aspetti positivi è la partecipazione seria a tutto ciò che serve alla società, porta alla costruzione degli stati, alla salvaguardia della loro sicurezza, stabilità e progresso. Difenderli sia con il buon lavoro professionale, la padronanza della professione e la solidarietà e compassione tra i figli della nazione, o dalla seria partecipazione positiva a tutti i diritti costituzionali e nazionali, con il più alto grado di onestà nel fornire tutto ciò che avrebbe sollevato la nazione, come dettato dalla coscienza nazionale libera, da ogni patriottico onesto. Di questo disse il grande poeta egiziano Ahmad Shawki: nel sangue di ogni cittadino libero c'è un debito da saldare a favore della patria. O Allah, mostraci veramente la verità, facci seguirla, mostraci la falsità e concedici di evitarlo, e protegga l'Egitto, il suo popolo, il suo esercito e la sua polizia. Grazie dell'ascolto.